farle due domande veloci. Chi siete? Allora, siamo i ragazzi del book blog. Siamo i ragazzi del book blog che scrivono degli eventi del Salone del Libro. E, Francesco e Khalil. Va bene. Io in realtà non ho mai fatto un'intervista. Va bene. Va? Non va. Va, ok. Ehi, ci sei Ale? Angel. Prego. Buongiorno, siamo ragazzi di BookBlock e oggi siamo qui con Jack Tessaro. Insieme all'autore Brian Turner e con la traduzione di Giorgia Penza. Buongiorno, benvenuti, noi siamo i ragazzi del BookBlock e vorremmo fare qualche domanda ad Aigord. No, si pronuncia Aigord. La fumettista di origine sarda, italiana e vale per tutti. Gente che la... Scusa, ma io sto a fare un'intervista, cioè nel senso, non guarda che sei forte. Non è che siccome ha fatto te, allora da là dovevo stare. Dicevo, no? Buongiorno, noi siamo del BookBlock, siamo Gaia e Gaia. Secondo lei, appunto, qual è questo destino dell'Occidente? Il punto più importante è uguaglianza, ristorante della uguaglianza. Uguaglianza è cruciale. Perfetto, grazie. Le sue considerazioni sulla Brexit e sugli avvenimenti recenti in Inghilterra? Sono arrabbiato con Brexit. Per me è un suicidio, è un act pazzistico. Va bene, grazie. Invece qualcosina su Trump o sulla Francia, su Macron? Ah, Trump, Francia. Sono con la percezione dell'uguaglianza. In America Trump è pazzistico, è un disastro. Trump è uguaglianza. Una qualità che non tutti hanno. Va bene, per noi è tutto, grazie mille, arrivederci. Scusate, possiamo farvi un paio di domande? Salve, siamo i ragazzi del book blog, vorremmo... No, ne faccio una. Salve a tutti, siamo qui al Salone del Libro, siamo con Giacomo Mazzarioli e gli faremo qualche domanda. Buongiorno, siamo i ragazzi del book blog e siamo qua con Pablo Inácio Taibo II. La storia necessita il contrapunto entre la riflessione dello globale e l'aneddota che lo incarna. La tensione del CES si va desvaneciendo e la proposta del CES si va desdibujando. Ok, va bene, grazie mille. Buongiorno, siamo qui al Salone del Libro con il dottor Cesaro e vorremmo farle qualche domanda. Visto che ha scritto un libro che si chiama Oltre il confine, cosa c'è secondo lei oltre il confine? Come mai in una giornata così di sole come quella di oggi decidiamo di stare qua dentro, seduti al caldo e in mezzo alla folla? Beh, forse perché il Salone di Torino ha qualcosa in più di quello di Milano. Perché ci sono moltissime novità da vedere, quindi la gente è attirata da questo evento che non ci sono moltissime novità da vedere. Novità da vedere. E certo che succede nella vita di sentirsi come nothing, è nulla, lo zero, appunto. Succede come succede quando uno alla fine, come dire, esaurisce. Ciao, posso farvi solo una domanda? Vi è piaciuto questo Salone del Libro? Sì, sì. Avete visto qualcosa di interessante, qualche incontro? No. Avete fatto un giro di libri, avete comprato qualcosa? No. Per esempio, voi siete entrati in biblioteca, no? E per l'ennesima volta uscite ma non c'è più il vostro ombrello. Cosa fate? Ne prendete uno a caso tra quello o tornate a casa e vi bagnate tutti? Rubo un ombrello. Signore e signori, l'innocenza di questi bambini è stata già rovinata dal genere umano. Non era affatto un bambino.